i dibattiti e le scelte che stanno cambiando il vecchio continente in Europeans. Vasil Kanyiskov è un personaggio ben noto nel paesino di Gelenista, che si trova a qualche chilometro da Sofia, la capitale bulgara. Le piante e le loro virtù medicamentose non hanno più segreti per lui. Si tratta di un sapere trasmesso di generazione in generazione. La belladonna è molto utilizzata nella medicina popolare bulgara, soprattutto per il trattamento delle malattie nervose. Ingegnere Vasil si è dato interamente alla medicina naturale, che in Bulgaria vanta un sapere antico di secoli. La sala d'attesa del suo studio è sempre piena. La medicina naturale può essere praticata solo da chi è laureato in medicina. I pazienti credono tutti in queste terapie. Ci si rivolge alla medicina naturale quando quella tradizionale ci delude. Tutti gli antibiotici prescritti a mio figlio non hanno sortito alcun risultato. Mi rivolgerò sempre a quest'uomo quando non avrò le risposte che cerco dalla medicina tradizionale. In ogni caso i trattamenti naturali mi costano molto meno degli antibiotici. L'onorario è irrisorio. La generosità dei pazienti fa il resto. La salute non è una merce, non lo sarà mai. Mi è difficile capire tutte le manovre di mercato che si nascondono dietro la medicina ufficiale, non solo in Bulgaria, ma anche nel resto d'Europa. Fare commercio di medicine e salute, non lo capisco. Finita l'era socialista e le cure gratuite, in Bulgaria quattrini e salute vanno a braccetto. Ci troviamo a Pirogov, il più importante pronto soccorso di Sofia. Qui si trova del personale medico molto qualificato, ma mancano i mezzi. Le strumentazioni sono antiquate, gli stipendi bassi, il lavoro intenso. Un pediatra ci mostra questo neonato. Ha appena 10 giorni, è stato operato con successo qualche ora dopo la nascita per problemi respiratori. Il mio stipendio di base è di 408 lev al mese. Con le varie indennità arrivo a 661 lev lordi. Netto vuol dire 490 lev, ossia 250 euro. Ho 25 anni di anzianità ed una specializzazione in chirurgia infantile. Non è molto per vivere, non per un chirurgo né per un medico in genere, che devono contare soprattutto sulla generosità dei pazienti. Alcuni chiedono esplicitamente un contributo, altri non lo rifiutano avendone bisogno. Quella che altrove è chiamata corruzione, qui va sotto il nome di pagamento supplementare e sopperisce alle mancanze del sistema nazionale. L'ospedale funziona con un budget pari al 40% delle necessità reali e, come tutti gli ospedali, è pieno di debiti. Con la prossima adesione della Bulgaria all'Unione, tornano poi i timori di vedere partire le giovani generazioni. La maggior parte dei giovani colleghi percepiscono uno stipendio di 200-300 lev, ossia 100-150 euro. Non sono certo soddisfatti. Sono intelligenti, competenti e qualificati. Allora penso che molti fra loro cercheranno di partire. È un peccato e sarà una grande perdita. Chi decide di restare dovrà cambiare abitudini, così sostiene Reneta, presidente dell'Associazione dei giornalisti. L'ultima campagna che ha interessato il settore salute ha richiamato l'attenzione di molti. Reneta Nicolova ci mostra tutte le denunce. Per farsi operare, per ottenere un certificato di invalidità, per beneficiare di un rimborso, occorre sempre allungare una bustarella. Ciò che oggi sta cambiando è che perlomeno se ne parla. Tutte le denunce che riceviamo le trasmettiamo al Ministero dell'Interno, siamo tenuti a farlo. Con il sostegno della Fondazione per l'aiuto alle vittime della criminalità e del vicepresidente della Federazione Bulgara dei Ginecologi, Georgi si batte da 2 anni per avere giustizia. La moglie è morta l'8 luglio del 2004 dopo aver partorito il suo secondo figlio, una gravidanza che richiedeva un cesareo. Per Giorgi il ginecologo è colpevole. Il medico ci aveva convocati per chiederci 500 lev, 250 euro. Ha deciso di pilotare il parto, voleva a tutti i costi un parto naturale. Con un cesareo avrebbe dovuto convocare un'equipe medica, chirurgo, anestesista, e avrebbe dovuto dividere i soldi.
Non ha pensato ad eventuali complicazioni. Mia moglie ha perduto molto sangue, hanno dovuto operarla, togliere l'utero, poi la rianimazione che non è servita. Il medico avrebbe potuto fare un cesareo quando ha visto che le cose hanno cominciato a mettersi male, ma era troppo sicuro di sé, credeva di riuscire a controllare tutto. Questo medico oggi è in pensione, ma esercita ancora in una clinica privata a Sofia. Pronto a perdere il suo posto, il dottor Damianov vuole che giustizia sia fatta. Il dossier è sul tavolo del procuratore generale, fino a questo momento senza risposta. Non mollo, fino a quando non avrò ottenuto giustizia per mia moglie. Avrebbe compiuto 33 anni quest'anno. Lui è il mio secondogenito. È nato quasi morto a 2 anni e non ha potuto conoscere sua madre. Sono cose che non possono succedere al giorno d'oggi. È una corruzione simile a quella che esiste nel terzo mondo. Vladimir Kostov è un medico che insieme a molti altri lavora per un nuovo sistema sanitario. Dirige una delle 30 cliniche private del paese. Non tutti possono accedervi. Ricovero e cure sono appannaggio esclusivo dei dipendenti di società che versano i contributi e di chi ha i soldi. Costa di più che un ospedale pubblico, ma ciascuno è retribuito in modo giusto. Il futuro, secondo Kostov, è la riforma del sistema sanitario e di una moralizzazione dei costumi. I rimborsi non esistono, perché la maggior parte del denaro è dato in nero. Paghiamo il medico quando ne abbiamo bisogno, ma non versiamo i contributi per il sistema sanitario, che non riesce così a rimborsare le spese del cittadino. Penso che il governo possa e debba prendere in mano la situazione. Perché ci sono norme europee che devono essere rispettate, anche in Bulgaria. L'adesione della Bulgaria all'Unione è prossima. Diventa a questo punto improcrastinabile la riforma del sistema sanitario, al centro del dibattito pubblico e politico in Bulgaria. Как се вижда? Това просто абсурд.